1995. Mentre l'anime di Dragon Ball Z era in corso in Giappone e il manga di Akira Toriyama si stava avviando alla conclusione, nel mercato nipponico usciva la PS1, con già qualche mese sulle spalle. Questa cosa ricordatevela per dopo. Intanto la Bandai, che all'epoca era il publisher principale dei giochi di Dragon Ball, discuteva su come potesse monetizzare l'opera il più possibile nel mercato videoludico. Sa, pensavamo con il team di realizzare un attimo un gioco con più calma, avevamo delle idee... Figliolo, cosa sono queste? Sono soldi, signore. Noi qua dentro che cosa facciamo? Beh, noi qua dentro creiamo giochi per accontentare il nostro pubblico. No! Sbagliato! Facciamo più soldi! Ed adesso esci e fai quanti più giochi possibili per fare quanti più soldi possibili! Noi facciamo soldi! Nel 95 uscirono ben 4 giochi di Dragon Ball, tutti per lo più diversi. Ne abbiamo due per SNES, che sono RPG che ripercorrono per lo più la trama originale, e poi... Aspettate un attimo, allora... Ci sono solo 22 ultime battaglie? Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 per certi versi è stato un titolo importantissimo per i giochi di Goku e company. Oltre ad essere il primo gioco della serie su PlayStation, che all'epoca stava effettivamente per prendere il decollo e diventare una hit a livello globale, da un punto di vista grafico è stato fatto un grande passo verso la next gen, perché il gioco è una combinazione tra 2D e 3D, permettendo di ricreare in maniera più ampia i vari scenari. Ed inoltre, cosa importantissima, è il primo gioco della serie che ha introdotto gli sprite in cell, ossia sprite che hanno come partenza disegni realizzati ad hoc, presi di ispirazione direttamente dall'anime. Questa cosa era incredibile per gli anni 90, ed in un certo senso è riuscito ad anticipare a livello grafico quello che sarebbe stato Dragon Ball FighterZ nel 2018. Ma ora, tralasciando un attimo gli aspetti tecnici di questo gioco, parliamo effettivamente di com'è sto titolo. Il gioco inizia con una intro animata davvero ben fatta, dove vengono mostrati i 22 personaggi che possiamo utilizzare in questo gioco, essenzialmente la totalità dei personaggi principali di Dragon Ball Z. Immagino non ci fossero dubbi. Comunque, andando avanti, arriviamo al menu, e qua devo fare veramente i complimenti al graphic designer, perché il font utilizzato mi ricorda veramente una locandina di uno spettacolo di Moira Orfei, manco a farci apposta. Devo dire complimenti, una scelta molto Dragon Ball. Comunque, le modalità che abbiamo sono sempre le solite di questi picchiaduro: uno contro uno con la CPU, uno contro uno con il secondo giocatore, la modalità torneo e la build up mod, essenzialmente una modalità dove dobbiamo affrontare degli avversari molto potenti. Insomma, tutte scuse per metterci dentro modalità abbastanza ripetitive che non sono un nulla di fatto e venderti questo gioco di combattimento come più completo. E parlando di combattimenti, eccoci, selezione dei personaggi. Cosa cazzo sto vedendo? I miei fottuti occhi stanno soffrendo a vedere così tanta noncuranza nel creare una selezione dei personaggi degna di questo nome. Poi non capisco il mettere un cazzo di trademark in ogni fottuto nome dei personaggi. Oh, ma sapete che c'è? Mi è proprio venuta voglia di fare una partita a questo gioco. Utilizzerò Goku Trademark. Ora, venendo agli incontri veri e propri, sono ovviamente sottotono. Il gioco combina combattimento a terra e in aria. Ogni personaggio ha due barre di stato, salute e forza, e tutti possono utilizzare attacchi ravvicinati e speciali. Tutto bello nella carta, ma nella pratica tutto ciò viene amalgamato in modo molto poco soddisfacente, con battaglie che sembrano stranamente rallentate ed attacchi speciali che hanno una resa grafica a dir poco. Ma quella legalmente si può definire una Kamehameha. Ed il tutto, per quanto mi riguarda, si potrebbe anche concludere qui. Voglio dire, abbiamo analizzato il gioco, la sua struttura, il gameplay, ma in realtà c'è altro. La combinazione segreta. Inserendo nella schermata del titolo la combinazione di tasti su, triangolo, giù, X, sinistra, L1, destra, R1, sbloccheremo un mondo di cose, tra cui una nuova versione della intro iniziale e 5 personaggi segreti, ossia il genio delle tartarughe, Goku bambino, Mr. Satan, Goku Super Saiyan 3 e Gogeta Super Saiyan. Ed infine, ciliegina sulla torta, il gioco cambierà il suo titolo in Dragon Ball Z Ultimate Battle 27. No, vi prego, ditemi che è uno scherzo, ci sono solo 27 ultime battaglie allora. Questa cosa, quando ero piccolo, mi ha mandato sempre fuori di testa, perché è una di quelle tante curiosità che trovi nelle wiki di Dragon Ball a caso, che quando le provi su un emulatore al volo per vedere se sono vere, ti creano una gratificazione assurda di trovare un qualcosa che
che a volte è più grosso del gioco stesso. Ho veramente un bel ricordo di questa cosa e credo tranquillamente che sia la cosa migliore di questo gioco, proprio per la soddisfazione che hai per scoprirlo ed effettuarlo. Comunque, codici segreti a parte, oltre al Giappone nel 1995, il gioco è stato distribuito in altri due paesi. Prima di tutto in Europa, il 31 luglio del 1996, quindi più o meno un anno dopo, ed anche in Nord America, il 25 marzo del 2003. Spiegatemi il motivo di far uscire un gioco della PS1 uscito nel 95, quasi 9 anni dopo in Nord America. Cioè, per dire, nel 2003 la PS2 era già uscita da un paio di anni, e nello stesso periodo uscivano picchiaduro come Soul Calibur 2 o Tekken 4, che ovviamente neutralizzavano questo gioco a quanto interesse. Ed ovviamente le critiche non si sono risparmiate, con voti bassissimi e testate che letteralmente comparavano questo gioco ad una merda dentro una custodia CD. Poi metteteci anche il fatto che prima delle battaglie nella versione giapponese c'erano delle mini cazzine animate che andavano ad introdurre lo scontro in una maniera abbastanza carina, che ovviamente sono state brutalmente rimosse dalla versione europea e nordamericana, per lo più perché il gioco non ha mai avuto un doppiaggio in inglese, infatti è totalmente in giapponese. In conclusione, quel che resta di Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 è di un gioco realizzato in 4:48 per cavalcare l'onda di popolarità di Dragon Ball Z, che ovviamente non è riuscito a dare i risultati sperati. Addirittura in Giappone nel novembre del 1995 uscì un altro gioco di Dragon Ball, Dragon Ball Z Shin Boutuden, per il Sega Saturn, che riutilizzava parecchi asset di Ultimate Battle 22, facendo giusto qualche modifica qua e là per non renderlo un gioco fotocopia. Probabilmente tutto ciò è stato fatto per rientrare nei costi e non considerare l'intero progetto come buttato. Morale della favola: non chiamare il tuo cazzo di gioco Ultimate Battle se le Ultimate Battle vanno a 2 FPS. Grazie. Detto questo, ragazzi, spero che questo nuovissimo video vi sia piaciuto. In tal caso io vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Vi ricordo anche di andare a seguirmi nei social in descrizione. E detto questo, come sempre, da Matti è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.